Vabbè, a tutti benvenuti. Allora, oggi iniziamo quest'ultimo seminario, diciamo, del progetto Pinguin Tour. Abbiamo Mario Rossano che ci parlerà del linguaggio di programmazione Perl. Spero che, insomma, questo ciclo di seminari che abbiamo fatto all'università siano stati di vostro gradimento, e vi invito comunque a consultare il sito internet o la mailing list. Se non siete ancora iscritti, ditecelo, noi potremo iscrivervi, di modo che potete partecipare a tutte le nostre attività. La parola a Mario Rossano. Grazie. Allora, intanto ringrazio di essere qui, oggi. Parlare di linguaggio non è mai semplice. Queste due ore non hanno assolutamente la pretesa di insegnare il programma di Perl. Hanno un obiettivo diverso, ma quello di farvi sapere che Perl non necessariamente deve essere bello o brutto, ma è davvero utile, permette di avere una curva di sviluppo rapida nei nostri progetti. E insomma, tutte queste slide dimostreranno cosa può fare Perl. Poi sarà a voi, usando queste slide come compendio, andare a approfondire gli argomenti che riterrete più interessanti per quello che vorrete fare voi: trattamento di testi, database, programmazione, oggetti, insomma, quello che decidete voi. Numero di slide, insomma, ce ne sono parecchie, sono 140. Non so se riusciremo a coprirle tutte, ne ho volute fare in questo modo proprio perché una volta che saranno pubblicate le potrete utilizzare come base di partenza per capire un po' dove orientarvi nel mondo web. Allora, mi presento un secondo, sono Mario Rossano, faccio parte della community Perl italiana e da qualche mese sono davvero contento di far parte anche del Naulo, per cui anzi, se qualcuno non è ancora iscritto, iscrivetevi, che sono sempre cose interessanti e divertenti. Ringrazio come hanno fatto i miei predecessori, il presidente della facoltà e anche il professore Pescapelli, che ci dà il suo sostegno, insomma, come siamo noi. Allora, il linguaggio Perl. Adesso vediamo un po' i vari argomenti che andremo a trattare. Struttura dei dati, quindi non dico tipo di dati, poi vi spiegherò perché, un po' di sintassi, operatori, istruzioni condizionali, che operatori abbiamo, istruzioni di input-output, le espressioni regolari, che sono un po' l'arma di dati di Perl, subroutine, package e moduli, vedremo che organizzano le subroutine in un certo modo, programmazione ad oggetti, database, e quindi CPAM, modulo di rilievo. CPAM è l'archivio mondiale dove si trovano tutti i moduli sviluppati dai membri della comunità e che sono pubblicati lì rispettando dei rigorosi requisiti di qualità che poi vi andrò a dire. E quindi finalmente arriveremo a dire che cos'è il model Perl. Allora, il linguaggio Perl. Qualcuno forse ne avrà già sentito parlare, Practical Extraction and Report Language, sbagliato. Se trovate in rete qualche slide, ci sono anche l'università che dice che Perl è questo, cambiate il documento perché non sanno di cosa stanno parlando. Potrebbe essere ancora questo. Nemmeno. Potrebbe essere Polymorphic, Existential, eccetera, eccetera, ma no, ma neanche questo. Perl semplicemente è Perl. E invece no. Cos'è Perl? Ve lo dico qua. Perl è semplicemente Perl, scritto così. Non è un acronimo, assolutamente no, è il nome del linguaggio. Si chiama Perl. Allora, come ha detto Larry Wall, ci sto io, non potevo esimermi da mettere la mia fotina con Larry Wall. Larry Wall ha creato il linguaggio Perl. Larry è una persona intanto eccezionale ed affascinante. Doppia laurea, linguista, lavorato a MIT, ha lavorato al National Propulsion Laboratory della NASA e ha creato Perl perché voleva un linguaggio che permettesse in modo molto naturale di esprimere il proprio pensiero e quindi di programmare anche in maniera con un linguaggio più simile a quello nostro naturale. Ogni cosa che ne facciamo abbiamo sempre più di modo per farlo e questa è esattamente la filosofia di Perl che ci permette una notevole libertà espressiva. In Perl possiamo integrare anche codice scritto in altri linguaggi, andando poi su CPAN, come vedremo alla fine di questo piccolo percorso, ci sono moduli inline che permettono ad esempio di integrare linguaggi script scritti in C, ma anche in tanti altri linguaggi.
contrariamente a quanto si pensa, non è un linguaggio interpretato, viene compilato in bytecode che viene poi eseguito. Questo permette intanto di avere delle ottimizzazioni, chiaramente, ma permette anche, una volta che lanciamo l'esecuzione, di avere subito una serie di errori, insomma, debug più veloce. Sui sistemi asterisco NIT praticamente lo troverete quasi certamente, diversamente potete installarlo facilmente. Se purtroppo usate ancora Windows, diciamo, avete due distribuzioni che sono l'Active, che poi produce anche tanti altri interpreti e compilatori, e Solvere Perl, che è quello che come comunità Perl consigliamo. Per avere un aiuto per doc, la lista dei monitor italiani, che sono, diciamo, coloro che così si definiscono i membri della community, e soprattutto il canale su irgsufrinoto.net perl.it, dove trovate tantissime persone preparate, molto più di me, bravissime, eccezionali e estremamente disponibili. E poi un sito di riferimento importantissimo: se avete un problema con Perl, postate in questo forum, troverete dei guru che vi seguiranno, diciamo, in ogni piccola difficoltà. Allora, iniziamo a focalizzare un po' il linguaggio. Ha una sintassi derivata dal linguaggio C, come moltissimi altri, Perl, JavaScript, eccetera. Quindi Go sono delimitati da parentesi grafiche e la fine istruzione è un punto e virgola. Non mi voglio dilungare molto sulle espressioni sintattiche, perché alla fine, secondo me, lascio un po' il tempo che trovo, però insomma questo più o meno è il sistema che troveremo. Struttura dei dati e non tipi di dati. Questo potrebbe sembrare un po' strano, ma in realtà è uno dei punti di forza del linguaggio. Quando noi abbiamo una variabile, non dobbiamo definirne prima il contenuto. Ci possiamo mettere uno scalare, possiamo mettere un intero, che è una mobile, possiamo addirittura metterci prima una stringa e poi un numero, non ha importanza, anche perché Perl è un linguaggio contestuale, quindi riesce dal contesto a capire che cosa stiamo facendo. I nomi delle variabili sono preceduti da un carattere che si chiama struttura. Ce ne sono tre. In realtà ce n'è anche un quarto che serve per altre cose, non ci entrano le variabili. Per le variabili sono tre. Per cui abbiamo il tipo scalare, abbiamo, diciamo, la struttura di dato scalare, abbiamo l'array e abbiamo l'hash. Sullo scalare e sull'array non credo di aggiungere niente di particolare. L'hash è una cosa invece un po' particolare, è un tipo di dato molto interessante. In sostanza lo potete vedere a livello base come una tabella. È un tipo di dato multidimensionale, associa una chiave ad un valore. Questo valore poi può essere uno scalare, un array o addirittura un altro hash, che a sua volta ha un'altra struttura chiavi e valori. Per cui potete creare una struttura dati davvero molto complessa e anche abbastanza semplicemente. Gli scalari quindi possono contenere un singolo valore, gli array una lista ordinata di valori, e gli hash sono liste non ordinate di chiavi, stringa, scalare, array o hash. Non ordinata perché non avrebbe senso parlare di ordine in una struttura bidimensionale o tridimensionale. Un po' di esempi. Questi sono tutti scalari. Come vedete, qua praticamente abbiamo un intero, abbiamo una stringa, poi abbiamo una stringa che rappresenta un intero, notazione esponenziale, varie altre, insomma, potete metterci quel che volete. Poi abbiamo degli array, anche lo stesso array potete avere dei valori che corrispondono a tipi differenti. Potete avere anche un array bidimensionale o n-dimensionale. Ad esempio, qui nell'array superiore abbiamo l'array di posizione 0, contiamo sempre da 0, se qualcuno punta da 1 bisognerebbe alzarvi le dita. Array 0 e 7, l'array di posizione 1 è null e così via. In questo caso abbiamo due indici, quindi 0, 0 ci dà 1, 1, 2 ci dà la posizione, l'ultima colonna della seconda riga, quindi il valore 6. Per l'hash, l'ho messo nella seconda slide per l'hash, potete immaginare che è un po' più lungo. Allora,
Come dicevo, noi abbiamo delle associazioni chiami valore. Questo valore qual è? Può essere una stringa, potrebbe essere un'altra variabile che inseriamo, potrebbe essere un array. Qui ci mettiamo le parentesi quadre perché dobbiamo far sapere al compilatore che questo dato qui rappresenta effettivamente un array. Qui lo abbiamo messo in maniera esplicita e qui la chiave 5 è associata ad un altro hash, dove il primo valore è uno scalare e il secondo valore rappresenta un array. Quindi abbiamo un hash di hash di array. Si potrebbe continuare, insomma, la profondità che si desidera. Un po' di esempi per trovare i valori. Se gli chiediamo il valore della chiave 1, che si fa in questo modo, la graffa serve a indicare che stiamo parlando di hash, ci dà il valore string. Se chiediamo la chiave 3, vediamo che la chiave 3 è un array, quindi qui ci vado a dire anche qual è la posizione dell'array che io voglio. Diversamente otterrei una risposta da parte del compilatore che mi dice: guarda, mi hai chiesto di stamparti un valore array. Qui invece la chiave 4 di 2, anche in questo caso il valore della chiave 4 è un array, quindi diamo la posizione 2 è testo. Qui proseguiamo con l'esplorazione dei livelli, per cui partiamo da qui, l'hash chiave 5 e un altro hash. L'altro hash quale? Prendo il primo, quindi 0, con la chiave Flintstone e mi dà come risultato Fred. Qui ci aggiungiamo alla fine anche la posizione perché l'ultimo valore è un array. Qui insomma seguite tutto l'albero e troverete il valore finale. Una struttura dati davvero potente. Allora, che tipi di funzioni? Che cosa possiamo fare su array ed hash? Ci sono varie funzioni, adesso senza addentrarci in vari nomi, altri, vediamo un attimo i concetti. Ci sono funzioni come questa qui, pop, che non fa altro che prendere l'ultimo valore dell'array e ce lo restituisce lì. Potrarti in realtà in precedente? Sì. Allora, nel 6 hash che parla della chiave 5, sì, mettendo il valore 0 dopo, non sì, dovrebbe puntare il trend a Flintstone, se mette 0 poi 0 sotto l'offre. E un attimo, noi qui, allora, qui diamo 0 perché qui noi abbiamo definito, allora, qui ci sono le quadre. Ah, okay. Qui, allora, noi stiamo definendo un array di hash, quindi gli diamo un 0. Il primo hash che trova ha la chiave Flintstone e ci dà il valore Fred. Ah, ok. Diversamente, se non inserisci così, non te lo fa inserire. Non te lo fa inserire. Qui, avendo inserito peraltro le quadre, ho potuto avere altri hash. Quindi diciamo, pop restituisce l'ultimo valore dell'array. Se lo uso come funzione, cioè un dollaro qualche cosa, uguale pop dice array, in quella variabile mi va a inserire l'ultimo elemento dell'array. Se invece lo uso direttamente sull'array, me lo taglia l'ultimo elemento e basta. Push fa esattamente quello che dice, cioè inserisce alla fine dell'array un valore o più valori se inserisco una lista ordinata. Shift è sostanzialmente l'inverso di pop perché inserisce elimina il primo valore della lista. Splice è, allora, con splice voi in effetti potreste fare quello che fanno pop, push e shift, perché non fa altro che rimuovere da un array a partire da una certa posizione per una certa lunghezza e nel caso ce lo inseriamo, perché lista non è obbligatoria ma funzionale, potremmo sostituire tutta una parte di array con un altro array o semplicemente rimuoverne in blocco tutta una serie di elementi. Join è molto interessante perché nel momento che noi abbiamo una lista, un array, che cosa fa? Ci trasforma in un unico valore scalare con i valori separati da quello che abbiamo deciso prima.
può essere un punto e virgola, un asci 124, la linea verticale. Insomma, è molto comodo se dobbiamo andare, se abbiamo la necessità nel nostro programma di trattare rapidamente degli array molto grandi con un unico testo, come un file costituito da un'intera di testo. Possiamo effettuare i sort sugli ordinamenti, sugli array, chiaramente li possiamo fare sugli array, ma non sugli hash, non avrebbe senso. Perl, quando noi facciamo un ordinamento, ci permette di scegliere se l'ordinamento deve essere lessicale oppure numerico. Possiamo fare un reverse di una lista alla capovolge, possiamo utilizzare una combinazione di due, ad esempio di reverse sort un certo array, per cui l'ordine è quello che esce. Questo è interessante, keys di hash restituisce un array contenente la lista delle chiavi, che poi ci può tornare utile per accedere ai valori, oppure per ordinare quell'array e quindi chiedere i valori ordinati in base alle chiavi. La stessa cosa fa la funzione valori sull'hash. Se ad esempio qui definiamo un hash che fa la trasformazione dei giorni della settimana in italiano con quelli in inglese, noi gli chiediamo, questo qui poi lo vediamo dopo, un ciclo ma è molto semplice, per ogni chiave che appartiene alle chiavi dell'hash della settimana scrivi il valore settimana chiave, quindi ci scrive tutti i giorni della settimana in inglese. Ci sono poi tutta una serie di variabili speciali sulle quali non voglio soffermarmi molto, perché inserite perché possono tornarvi utile per quel discorso che riguarda in effetti quella sorta di compendio. Ci sono alcune variabili di ambiente che ci dicono qual è l'ID del processo che sta girando in quel momento, qual è il nostro sistema, il sistema operativo su cui sta girando. Questa è importante perché contiene sempre informazioni sugli errori di esecuzione. Se il nostro è uno script di shell, questo array contiene tutto l'elenco degli argomenti che passiamo allo script. Un po' di operatori logici, qui ne abbiamo sostanzialmente sono sempre AND, OR, SOR e NOT, soltanto che qui li abbiamo anche a bassa priorità e ad alta priorità, per cui se noi abbiamo due AND, possiamo anche decidere molto finemente quale deve prevalere. Se scriviamo in maniera proprio lessicale l'operatore logico, ci ricordiamo mnemonicamente che è sempre ad alta priorità, diversamente a bassa priorità. Poi abbiamo gli operatori di comparazione, ce li abbiamo per numeri, sono differenziati per numeri e per stringhe. Credo che niente di nuovo perché sono così in moltissimi linguaggi. E poi questo operatore che è quello di comparazione, questo è un po' particolare perché cioè non è che ritorna solo vero e falso, ma ritorna meno 1 o 0 o anche 1. Qui ho messo un esempio, se dollaro A è migliore di dollaro B ritorna meno 1, se dollaro A uguale B ritorna 0, se dollaro A è maggiore di dollaro B ritorna 1. Quindi, insomma, da come volete, se è utile implementarlo, dipende sempre caso per caso. Tutta una serie di operatori numerici, un po' di funzioni matematiche, queste sono quasi tutte quelle di base, poi quando vi faccio vedere dopo come si caricano moduli, c'è il modulo MATTRIG che inserisce tutta un'altra serie di funzioni trigonometriche, poi ce ne sono altre per fare calcoli, virgole mobili, dicevano, con dei numeri enormi, insomma ci sono anche dei moduli per trattare numeri complessi, come ad esempio MATCOMPLEX, per non fare anche la radice quadrata almeno 1. Operatore stringa, concatenazione, se dobbiamo unire due stringhe non usiamo più che un operatore numerico, ma usiamo il punto. E poi un po' di funzioni sulle stringhe. Con Perl possiamo rimuovere facilmente un line input da una stringa, o rimuovere semplicemente l'ultimo carattere, restituisce il carattere nell'insieme che stiamo trattando, se potrebbe essere hash come no, la lunghezza della stringa, reverse, che fa quello che fa reverse sugli array, cioè prende una stringa e la capovolge, e poi substring, che
tutto molto chiaro, insomma, oppure non so se non è chiaro, ditemelo. E questo qua hanno fatto che questa era una sottostringa, questa è la stringa da cui partiamo, punto di partenza, punto finale. Ricordiamoci sempre che la posizione la prima posizione è sempre 11.0. Vediamo un po' di istruzioni condizionali. Ce ne sono diverse, anche in questo caso possiamo scriverle in maniera semplice. Abbiamo il consueto blocco di if, else, if. Attenzione, non è else, if, ma è else, if. Abbiamo l'operatore ternario, per cui possiamo anche dire che se abbiamo una condizione logica, se è vera viene eseguito questo blocco, se è falsa viene eseguito questo blocco. Oppure, e questo come dicevo all'inizio, la potenza espressa di livello, potremmo anche dire, nell'ambito del nostro script per renderlo più chiaro, per esempio, fai qualcosa se succede questo. È anche meglio che dire se succede questo, fai questo. Molto spesso io utilizzo questa forma qui perché mi rende più chiaro, insomma, quello che sto facendo. Abbiamo poi una serie di quello che in altri linguaggi sono switch case, select case, insomma, dei vari casi in funzione della condizione. Abbiamo switch e abbiamo given. Given è, diciamo, è più moderno per le, ci consente di inserire in tutte le clausole when addirittura delle espressioni regolari, che sono dei sistemi, come vedremo dopo, non so, qualcuno ha sentito parlare di espressioni regolari, ci permettono di fare operazioni di controllo sul testo e sostituzione di parti di testo in maniera molto potente. Sono sostanzialmente un linguaggio all'interno del linguaggio. E le vediamo dopo un po' di... Quindi diciamo, questo è sicuramente più potente di questo. Poi chiaramente si dipende sempre come vorrete implementare il vostro script. C'è sempre più di modo per farlo, ad esempio il ciclo for, o lo possiamo scrivere in modo proprio canonico, dove diciamo contatore da 0 fino a un certo valore numerico, me lo incrementi, blocco, oppure in maniera più compatta da 0 a valore numerico, blocco. Oppure, se questi valori fanno parte di una lista, noi abbiamo questi valori già in un array o in una lista, noi possiamo anche dirgli for lista espressione del blocco. Sul caso della lista noi possiamo addirittura decidere di fare il ciclo in due modi differenti, o scriviamo in questo modo qui, oppure se vogliamo esprimere la variabile che viene esplicitamente, la variabile che viene usata all'interno del blocco, usiamo istruzione for each, quindi per ogni elemento della lista all'interno dell'array lista. Qua c'è un piccolo errore, questo dollaro va dove sta la lista, non so mai ovviamente. Abbiamo poi i cicli condizionali, abbiamo sempre ciclo while, ciclo until, e poi li possiamo combinare con do in modo tale che siamo sicuri, dato che la condizione viene valutata alla fine, siamo sicuri e garantiti che almeno una volta il ciclo verrà eseguito, indipendentemente dalla condizione. Poi abbiamo delle istruzioni di controllo sui cicli. Le istruzioni di controllo sui cicli sono molto importanti perché ci permettono di variare il comportamento dello script senza andare a cambiare la condizione logica o senza complicarci troppo la logica interna al blocco. Next, all'interno di un ciclo, salta tutto quello che c'è dopo e riparte con il ciclo successivo. Potremmo ad esempio avere all'interno next, se salta qualcuno che salta, magari viene fuori da un qualche cosa, insomma, che sta nella nostra logica. Redo, in effetti, effettua comunque un salto, ma ripete lo stesso ciclo, proprio lo stesso, quindi non modifica i valori che si trovano all'interno del ciclo, riparte proprio lo stesso ciclo. Poi abbiamo last, che esce immediatamente.
Arriviamo qui, quindi vogliamo porci qualche domanda, quindi iniziare su un input output. Allora, input output su file. A che cosa potrebbe servire, per esempio, cioè ripetere lo stesso, in pratica quell'istruzione serviva per ripetere quell'iterazione senza per esempio aggiornare l'indice? Esattamente. E a che cosa può... Dipende dai casi. Io sinceramente per lui non l'ho mai usato, nel senso che non mi occorre, alla fine se tu fai una logica ben strutturata non c'è bisogno. Quello che uso molto di più invece è il last, ovviamente. Perché nel caso io stia cercando qualche cosa in un file, nel momento che lo trovo esplicitamente, non è che mi faccio tutta la scansione finché la logica non mi dice ok, sei arrivato all'end of file, dipende dai casi, diciamo, lo puoi fare. Allora, input output su file, vediamo un po' come stiamo messi, ok, in maniera decente. Tutto quello con cui operiamo in file, assolutamente qualunque cosa. Associando un file handler lo posso associare a quello che voglio, può essere lo schermo, può essere un file su disco, può essere la stampante, può essere una periferica, non ha importanza, può essere qualunque cosa. Una volta che noi abbiamo aperto, l'istruzione open ha tre parametri. Allora, il primo parametro è il riferimento al file, come lo andiamo ad aprire e il nome del file. Come lo possiamo aprire? Ci sono vari modi. Lo possiamo aprire in lettura, che è di default. Potremmo anche quindi non metterlo, ma lo sconsiglio sempre per una questione di leggibilità del codice. Possiamo aprire in scrittura, in append, e fin qui diciamo standard, ma possiamo anche decidere di aprire in lettura e scrittura, lettura e scrittura o lettura e scrittura, diciamo. Queste due sono assolutamente equivalenti tra di loro, per cui potrei decidere di aprire, di leggere un file, ma a un certo punto ho anche il privilegio di poterci scrivere all'interno. Solamente nel momento che avete più accessi contemporanei a un file, dovete gestire attentamente insomma, gli accessi a quel file, perché sennò chiaramente ci si trova a sbagliare. Su cui per questo si usa Flock. Le virgole fanno parte della sintassi oppure giusto per distaccare? No, le virgole fanno parte della sintassi. Ah. Siamo arrivati all'arma letale, cioè il mail di Y di Perl sono le espressioni regolari. Allora, che cosa ci facciamo con questa cosa potente che dovete considerare come un linguaggio all'interno del linguaggio? Addirittura, tanto un linguaggio nel linguaggio che ci sono dei professori, dei colleghi che sono proprio specializzati nel trattare espressioni regolari. Possono addirittura diventare molto, molto critiche, anche più esperti talvolta rimangono un po' disorientati. Comunque, in maniera molto semplice, con le espressioni regolari noi verifichiamo la presenza di una stringa e un'altra. Preciso che una stringa può essere anche un testo di 200 pagine, per cui in Perl scrivo più o meno una riga di codice per fare questa verifica. Oppure posso decidere, sempre con una riga di codice, di sostituire un testo che si trova in un testo più grande con un'altra stringa, quindi con un altro testo. Se vogliamo verificare la presenza di questo, vediamo un attimo l'esempio. Allora, un attimo solo, ok. Sai che c'è un secondo solo. Vabbè, poi li troviamo dopo. Allora, diciamo che noi abbiamo due operatori principalmente. Abbiamo il matching e il substitution.
se noi vogliamo controllare il valore di un, magari lo scrivo la lagna perché questa non trova bene, supponiamo che noi abbiamo un testo. Adesso vogliamo un'espressione regolare che mi trova questo. Allora, non dobbiamo fare altro che fare questo. Ad esempio, potremmo dire che se quello che noi cerchiamo, ad esempio, cosa cerco? Cosa cerco è uguale a... Noi gli diciamo, se cosa cerco, poi ci mettiamo domina, poi inseriamo la reg ex e contenuto in testo, allora fai qualcosa. Cosa cerco? E testo. Non ci vedo ogni volta in modo. Soprattutto se si usa e si deve usare sempre un modulo che si è lo stretto. Poi lo vediamo dopo. Tutte le variabili vanno sempre dichiarate, si usa la parola chiave mai, cioè, si cerca sempre di avere variabili locali al contesto. Variabili locali via proprio come una cosa orribilante, si deve cercare di non averne. All'interno delle espressioni regolari, quindi all'interno di questo doppio slash, noi possiamo usare una sintassi che dovrete andare a vedere voi, interessando vedere delle espressioni regolari, perché ci vorrebbe un corso di 3 mesi solo per questo. Noi abbiamo cercato banalmente una piccola particella di testo all'interno di un testo più grande. Ma quella stessa espressione avrebbe potuto iniziare con questo simbolo. Che cosa significava? In quel caso, se l'avessimo messo lì, l'espressione avrebbe cercato la parola al all'inizio del testo null_unpit 2012. Per cui quel if avrebbe restituito falso e il blocco non sarebbe mai stato eseguito. Quindi noi non solo diciamo puoi cercare, puoi fare il matching di qualcosa dentro qualcos'altro, ma possiamo andare a delimitare anche dove lo devi andare a cercare. Potete immaginare che ci sono espressioni regolari che permettono, con una sola stringa di codice, di validare un indirizzo email, di controllare che un certo file name corrisponde a dei requisiti che nel vostro programma è necessario che debba avere, e così via. Ad esempio, mettiamo che faccio un'applicazione web che mi serve per caricare dei file in JPEG per creare un catalogo online. Intanto posso fare un'espressione regolare che mi verifica che ci sia effettivamente il punto JPG alla fine del file. Nel caso ci sia, vado a scomodare il main type e vado a vedere se effettivamente è un file JPEG. Quindi, insomma, lo possiamo organizzare in questo modo. Ma la tilde che c'è, no? Allora, la tilde che c'è là e che io non ho inserito qui dentro è esattamente, infatti, giusto, bravo, è assolutamente necessario per far capire che stiamo parlando di un'espressione regolare. Quindi tutte le espressioni regolari iniziano... Se tu fai una, diciamo,
stai facendo un matching, una sostituzione, devi indicare con la tilde il perché chiaramente non è un'uguaglianza. Questa qui dice. Allora, questo qua che cosa fa? Fa una cosa un po'... Allora, questo controlla che ci sia effettivamente quel testo e quell'altro. Questo qui invece ne sostituisce, nel secondo e il primo. E c'è una piccola S. S sta per sostituisci. S sta per sostituisci. E comunque dopo l'uguale c'è anche la D. Esattamente. Questo rimane il secondo e il primo. Cioè l'ordine è il secondo e nel primo. All'interno del secondo sostituisco quello che c'è nel primo ordine, il primo scalare. Potreste addirittura avere, non so, potreste, mi viene là in mente così, potreste decidere di programmare un correttore ortogonale, non lo so, insomma. Comunque lo si può fare facilmente con poche righe di codice. Alla fine tutte queste cose si fanno con poche righe di codice, che è fondamentale. Meno codice c'è, meno errori ci saranno, meglio è. Adesso arriviamo alle subroutines. Man mano stiamo facendo questo percorso partendo dalle strutture dei dati, vediamo un po' di sintassi, di operatori. Quindi abbiamo visto come si fa un input output su file, che ci sono, perché questo abbiamo visto che ci sono le espressioni regolari. Ci stiamo avvicinando man mano alla programmazione ad oggetti. Dobbiamo passare per le subroutine, anche perché per la differenza di altri linguaggi vi lascia liberi di scegliere l'approccio che preferite. Se volete programmare funzionale, lo farete funzionale. Se volete programmare oggetti, lo farete ad oggetti. La cosa bella e divertente è che anche per programmare oggetti, lo vedremo dopo, noi utilizzeremo sempre le subroutine. Soltanto che non saranno viste come subroutine o funzioni, ma saranno viste come metodi. Poi lo vediamo dopo. Quindi nessuna sintassi nuova o diversa. Non ci ripetiamo. Come ben sapete, ogni volta che c'è una ripetizione di codice, qualunque parte del programma, magari quella parte di codice la possiamo strutturare in una subroutine di chiamare. Qui c'è il quarto sigil che dicevo all'inizio, se ricordate, il sigil è quel simbolo che definisce la struttura della variabile. C'è il sigil E che indica che stiamo chiamando una subroutine. Questo qui non, diciamo, c'è ancora chiaramente per le retrocompatibilità con le versioni datate di Perl, ma in effetti non ce n'è più bisogno. Tu potete invocare una subroutine, una funzione direttamente chiamandola in momento. Però insomma, se magari vi trovate davanti uno script un po' più datato, dite questa edge, questa cosa, una variabile, no, è una chiamata a una funzione. Come la dichiariamo? Parola sub, nome e i parametri che accetta. Insomma, niente di nuovo rispetto ad altri linguaggi. Qui blocco di istruzioni. La invochiamo così oppure senza lei. Una cosa, è case sensitive? Non so se lo dico. Assolutamente sì. Quindi diciamo quella nella sintassi è una S maiuscola per forza. Sub. Ah no, scusa, no, pardon, no, questo qui no, me l'ha messo il correttore dottorato perché non ho corretto umano. No, no. Le parole chiave sono tutte minuscole. Però se dichiara una variabile... Ah, sì, non si sa, variabile, certamente. Piccolo minuscolo è diverso da piccolo minuscolo. Quindi possiamo... non abbiamo metodi, sub, function... Funzioni e subroutine noi le facciamo sempre con sub in Perl. Se la chiamiamo, diciamo, a un contesto più da subroutine, se invece restituiamo e ne assegniamo direttamente il valore a uno scalare perché non esce, è più un contesto da funzione. Abbiamo visto le subroutine. Adesso ci sono i package, diciamo un primo passo verso la strutturazione oggetti. Allora, nel codice quando abbiamo ripetizione di
ci sono delle ripetizioni, cerchiamo di organizzare i saluti in gli elementi. I package fanno la stessa cosa con i saluti, cioè ne definiscono un accorpamento a un livello più ampio. Questo è utile perché nel momento che un progetto complesso costituito da tante sub e organizzato in package, ci potrebbe essere un team che lavora all'ottimizzazione della struttura di un singolo package e quindi il lavoro su quello non va a inficiare tutto il resto del sistema. Quindi permette di organizzare a un livello più ampio delle sub. E poi verranno usati anche per definire i progetti, come abbiamo detto. Come definiamo un package? Lo definiamo all'interno del codice così, con la parola chiave package, all'interno di un blocco. All'interno del package avremo delle variabili che sono delle variabili all'interno di package e delle subroutine di package. All'esterno del blocco, per chiamarmi una subroutine all'interno di package, la devo invocare con il suo nome completo qualificato, cioè devo dire in quale package me la vado a prendere, quindi NAT in questo caso, e qui con il nome della subroutine. Anche per chiamare una... Bisogna dire, ad esempio Java, dove perché all'inizio può importare il pacchetto e la richiami direttamente come subroutine. Quando la richiami dall'esterno è un modulo, che internamente il codice è sempre un package, ma lo chiamiamo modulo. Supponiamo che siamo sempre a livello, ancora non stiamo caricando file esterno. Però ci arriviamo dopo, perché alla fine poi il package viene utilizzato per fare il modulo. Assolutamente, perché queste qua sono tutte quante variabili che sono interne. Noi per vederla dall'esterno la dobbiamo chiamare, io potrei avere all'esterno potrei avere un'altra variabile che si chiama variabile interna ed avere un valore, se la chiaro qui, ma un valore che non ha nulla a che vedere con una variabile interna. Quindi arriviamo finalmente ai moduli. I moduli, file esterni, semplicemente contengono in modo tale che magari nella mia applicazione mi sono fatto tutta una serie di moduli che fanno qualche cosa, me le strutturo come moduli, me le carico semplicemente. Come le carico con l'istruzione di uso. Allora, in realtà c'è anche un import, ma è, diciamo, lasciamo perdere, deprecare, insomma, se vuol dire, usate sempre così. Chiaramente se allora questo qui non è semplicemente il modulo del modulo, ma ne riflette esattamente il percorso. Per cui se io sto lanciando una certa directory il mio script, lui cercherà, per trovare questo modulo FMA, lui cercherà una directory in Git dove poi ci sarà il package di file fma.pm. Quindi questo è proprio un percorso che dovete trovare. Arriviamo a questi che sono i moduli cosiddetti pragmatici, che usa per responsabilmente. Perché? Allora, dovete sapere che, non so se ci avete fatto caso, ma qui c'è una notevole libertà espressiva. Potete scrivere un if in 4, 5, 6 modi diversi, potete scrivere relazioni. For c'ha due tipi di espressioni diverse, poi c'è anche il for each, possiamo scrivere blocchi, switch case in due modi diversi e così via. Tutta questa libertà, considerate poi che per la base non vi obbliga la dichiarazione della gamma, tutto questo porta a produrre del codice pessimo, davvero pessimo, poco mantenibile, non si capisce neanche quando si apre. Per cui, insomma, delle buone regole ci vogliono. Perché dico usa per responsabilmente? Strict warnings, sono dei moduli interni, sono dei cosiddetti moduli core del linguaggio,
e fanno due cose molto importanti, anzi fondamentali, che si devono fare sempre. Obbliga la generazione di tutte le variabili, tutte. Non c'è una variabile che non si possa, che non si possa non dichiarare precedentemente. E Warnings ci dà tutta una serie di informazioni su degli errori non fatali, che però magari è meglio tenere sotto controllo, risolvere, anche perché, diciamo, alla fine se noi creiamo un modulo, solitamente quel modulo, proprio per la filosofia interna della comunità, magari può essere utile anche a qualcun altro. Quindi se cerchiamo di scriverlo con determinati requisiti anche di qualità, sarà facilmente implementabile anche l'altro, magari non la nostra stessa esigenza. Adesso vediamo gli oggetti. In sostanza, questo diciamo è proprio il filtro. Il package può diventare una classe del nostro oggetto. I metodi di quell'oggetto sono semplicemente risalti che sono all'interno di quel package. Chiaramente lo andiamo a invocare in modo un po' diverso, ma adesso andiamo prima. Come crea un oggetto in Perl? Lo battezzo, cioè proprio c'è l'istruzione bless. Ti battezzo oggetto. Sai, da questo momento ti ho battezzato oggetto. Adesso vediamo un attimo queste due cose un po' astruse. Questo è un costruttore e questo è un attributo. Non ci soffermo molto perché alla fine non ci serve, c'è qualcosa di meglio. Questo era soltanto per farvi dire che realmente bless serve per dire che questa cosa crea un oggetto che si chiama qualche cosa. Peraltro, dato che se volete andare proprio di codice brutto, il costruttore non lo dovete neanche chiamare new se lo volete fare voi, lo potete chiamare come vi pare. Dicevo, c'è qualcosa di meglio. Questo diciamo è scritto proprio di sana pianta. Ma noi, come diciamo, è perilish usare moduli che fanno qualcosa al posto nostro. Non è perilish reinventare la ruota ogni volta. C'è questo modulo, abbiamo visto l'istruzione use base class accessor. Che cosa fa? Se lo mettiamo nel package qualche cosa, una cosa bellissima. Intanto lo ha fatto diventare un oggetto. Ci ha creato da solo il costruttore new. E questa cosa bruttissima che abbiamo visto prima, e nel momento che vogliamo creare degli attributi diciamo make accessor e ci mettiamo una lista di tutti i nostri attributi, o che ne so, una persona, nome, cognome, età, abbiamo già, abbiamo il nostro oggetto. Poi chiaramente questi sono, ma class accessor, cioè creare il costruttore, gli attributi nuovi, è una cosa, la facciamo scrivere un esatto dentro per fargli fare qualche cosa. C'è ancora di meglio? Sì, c'è ancora di meglio. Class accessor che cosa fa? Ci dà il costruttore, ci permette di definire una lista di attributi, però non abbiamo ancora un sistema che ci dà una coerenza dei valori. Se ad esempio un attributo e nome, magari vorrei evitare che qualcuno di furbo ci metta 37 dentro, per esempio, visto che per lo prende, visto che non abbiamo tipi ma strutture. Di meglio c'è la via della forza. La via della forza si chiama Muse. Muse è un modulo estremamente potente che implementa la gestione di oggetti, diciamo, molto estensiva, è in effetti un altro linguaggio nel linguaggio. Come sempre, il Perl ti lascia libero di scegliere se vuoi vederti i metodi che usa la libreria Muse, e quindi, ad esempio, utilizzarlo per programmare oggetti, oppure sta a voi scegliere se usare semplicemente class accessor per fare così, oppure scrivere in tutto di sana pianta, sconsigliato. Per quello che mi riguarda, io non uso Muse, mi trovo bene con class accessor, anche perché, e questa è una, diciamo, mia opinione del tutto personale, Muse appesantisce molto l'elaborazione e io ho bisogno di cose veloci.
con USE non solo nel momento che definiamo il package, sempre lettera minuscola, qui diciamo di usare Muse, già creato il costruttore, ma ci permette anche di definire, quando andiamo a definire gli attributi, che cosa devono contenere. Ad esempio, diciamo che qualche cosa, un oggetto qualche cosa, ha un attributo che si chiama nome, questo attributo nome è lettura, scrittura ed è valore scrittura. Quindi avremo tutta una serie di as, questo, as, quell'altro, eccetera, eccetera. Poi, la questione di gestire ereditarietà, ereditarietà multipla e quant'altro, c'è tutto, ma richiede una trattazione, diciamo, specifica su ci vorrebbe un altro corso di 3 mesi sulle espressioni regolari, no, ma secondo me di 2 ci sarebbe più che bene. Se vi interessa, iniziate a usare prima class accessor. Quando vi siete, diciamo, iniziati sull'uso dei package come oggetti, magari se volete andare a vedere l'uso. Peraltro, tantissimi sviluppatori della comunità creano tante classi che si agganciano alla superclasse Muse e fanno di tutto, insomma, ce ne sono decine di migliaia in totale. Questo qui è il URL per il manuale. Come istanziamo un oggetto? Ad esempio, istanziamo un oggetto da scrivere. A proposito, qua diciamo devo fare, già l'ho detto al comune di Napoli perché non mi sono proprio potuto trattenere. Per usare un termine che è andato in voga qualche mese fa, una paccata di mesi prima dell'università, sul sito del Napoli c'era questa simpatica classe Perl, che mi permetteva, anzi mi permette, senza avere un tablet Android che costa come bene, diciamo di controllare gli orari delle palline degli autobus. È open source, è bella, è stata pubblicata l'ottobre. Fine ottobre. Si trova ancora in download sul portale. Che cosa facciamo? Nel momento che vogliamo utilizzare un oggetto, non facciamo altro che usare use con il nome completamente modificato, dopodiché useremo il costruttore use e inizieremo a passare un po' di valori agli attributi. Qui abbiamo, diciamo, con 3 righe di codice usando il modulo info, possiamo sapere quando passa l'autobus sotto casa. 3 righe di codice, 3. Questo qui è un altro modulo che ho preparato io, di crittografia. Usa un geometria frattale per fare la per crittografare i dati, come 2 righe di codice per criptare ad esempio un intero file. Usate sempre e quanto possibile le classi che si trovano adesso nelle monitor sul CPAN, perché sono di livello qualitativo molto elevato. Non dobbiamo diventare la foto un po', non mi stanco mai di ripeterlo, ma possiamo costruire usando le classi sviluppate dagli altri per fare qualcosa di un po' più complicato. Con Perl possiamo interfacciarci al database, c'è il modulo DBI, usiamo sempre use, DBI sta per database interface. Che cosa ci dà? Una cosa molto interessante, ci dà un'interfaccia ad oggetti, quindi abbiamo un livello di astrazione rispetto al livello fisico del database. Esiste tutta una serie di driver che consentono a DBI di dialogare con MySQL, Postgres, ma pure con i fogli Excel, insomma, con quello che volete. E userete per fare le query, per fare com, tutto quello che dovete fare sul database, molto semplicemente. Quindi diciamo semplicemente, quindi diciamo che ci stiamo interfacciando al database MySQL, vediamo il nome del database, l'host e definiamo la connessione. Anche in questo caso sapete che c'è questo modulo, se dovete lavorare con il database potete andare a vedere la documentazione sul DBI, che è di
americano, Team Bounce, che è un dato anche molto simpatico, anche, è anche più basso nel che, diciamo, è molto comodo. Come prepariamo una query SQL? Come vedete qui, diciamo di prepararla, abbiamo creato il soggetto DBH, la prepariamo e scriviamo proprio SQL. Alla fine lo mandiamo in esecuzione. Finché non gli diamo il commit, rimane tutto, diciamo, virtuale. Quando facciamo commit, veramente scriviamo. Come andiamo a leggere i dati? Nel momento che andate a vedere la documentazione di PI troverete una moltitudine di metodi per accedere ai dati. Li potrete avere restituiti in array, potrete avere la tabella restituita proprio in un hash, che abbiamo visto che il tipo base hash è proprio in una tabella. Insomma, potete decidere di leggerli come preferite in funzione del contesto che andate a su cui state operando. Allora, adesso arriviamo al semantico. Quindi, faccio un attimo un breve riepilogo. Siamo partiti vedendo che Perl ci lascia liberi di programmare come vogliamo. Questa libertà deve essere associata a un certo rigore sintattico, perché non dobbiamo leggere il codice solo noi, ma dobbiamo leggere possibilmente tutti quanti. Se quel codice è utile, magari è anche utile farlo in modulo e renderlo disponibile alla comunità. Per fare questo, dobbiamo usare sempre strict warnings e diciamo rendere chiaro il codice. Un consiglio, perché mi cambia spesso anche la paura, prendere un programma fatto da qualcuno, inizia a vedere dentro $1, $5, perché fanno? E chi lo sa, buonanotte. Quando dichiariamo una variabile, cerchiamo di dargli un nome che ci faccia capire cosa sta facendo, cosa sta contenendo, insomma che senso ha nella nostra vita e nel programma, perché sennò veramente diventa complicato. Pochi byte in più risparmiano decine di ore di lavoro. Arriviamo a Cpanner. Cpanner, io faccio, sono uno degli autori che pubblicano moduli su Cpanner, non è una ruota, ma direttamente costruendo dei razzi spaziali. Che cos'è? È l'archivio mondiale di riferimento dove potrete trovare, diciamo, una risposta a delle esigenze. Cerchiamo di non essere egocentrici. Probabilmente se qualcuno nella sua vita lavorativa o di sviluppo ha avuto un problema, ma molto probabilmente, cioè se voi avete un problema, molto probabilmente lo hanno già avuto prima di voi. E magari per qualcuno c'è parte della comunità Perl, ha scritto un bel modulo di qualità sottoposto al vaglio della community che fa esattamente quello che serve a noi. Use e andiamo avanti con il nostro progetto con una bella virgola, diciamo, veloce. Se poi ci interessa sapere come l'ho fatto, è tutto così, ce l'abbiamo, ce lo studiamo. Quando un modulo è pubblicato su Cpanner non ci va se non c'è una documentazione proprio punto punto. Mi racconto questa cosa. Uno dei Cpanner tester, un omaccione di nome Barney, lo so, sembra strano, ma è esattamente così, inizia a tempestare di mail una al giorno, una roba pazzesca. Per quale motivo? Perché nella mia ultima libreria non avevo nella foto, cioè nella documentazione, non avevo specificato che cosa faceva una funzione interna che all'esterno non faceva assolutamente nulla. Ho dovuto riscrivere la documentazione e inserire anche che cosa faceva quella funzione, che era tutta interna, non faceva nulla all'esterno dell'oggetto. Questo per dirvi come, diciamo, il livello di documentazione che trovate. Reinventare la ruota non è assolutamente bearish, mentre invece lo è costruire sulle soluzioni, sulle basi che hanno fatto prima di noi. Come dicevo, la qualità è una condizione necessaria. Perché un modulo sia su Cpanner deve superare i test dei Cpanner tester. Che cosa fanno? Sono centinaia di sviluppatori che mettono a disposizione delle macchine su cui con i più diversi sistemi operativi e che testano i moduli di tutti quanti su più versioni di Perl, su più sistemi operativi e mandando all'autore tutta una serie di record sugli errori finché si correggono tutti.
rendetevi conto che un beta testing di questo tipo fatto in un ambiente di produzione ha un costo notevole per la, invece lo fa la comunità. Che cosa ottiene l'autore? Ottiene una roba di questo genere. Questa qua è la mia libreria, non vi dico quanto è costato avere tutti questi vecchi. Comunque, come vedete, la libreria è testata su tutte queste versioni Perl e anche molto più dietro, su tutta questa moltitudine di sistemi operativi. Ci abbiamo Sigwin, Linux delle varie razze, BSD, Solaris, insomma, c'è tutto. Come installo un modulo sul mio computer nel caso in cui io debba fare un'applicazione che già debita, non so, la scelta di server in determinato modulo, me lo installo così, chiaramente da terminale, e se ci sono dipendenze. Cioè, il fungo è proprio questo, il mio modulo poggia su altri moduli, che poggiano su altri moduli e così via. Certo. E non c'è problema, perché ci risolve direttamente Sitan, che va a installare il modulo che ci occorre e tutte le sue dipendenze. Perché tra i requisiti dei tester, cioè che noi dobbiamo dare, quando pubblichiamo un oggetto, un modulo, tutte le dipendenze, tutte quante. Anche perché se non lo facciamo, loro lo caricano, esce l'errore e inizia la tempesta di mail protassando. E mettiamo che il mio script da lavoro in remoto, magari sto facendo un'applicazione web e il mio service provider non ha malauguratamente proprio quelle classi che servono anche per il mio progetto. Beh, per questo ci sono diverse soluzioni. Quella che prediligo io è di andare a scaricare l'albero delle dipendenze, inserire questo nel mio script che dice esattamente, questa è la root del mio spazio hosting, e lì ve la directory dove vado a mettere tutte le varie dipendenze del mio script. Ah, scusami un attimo, devo cambiare la cassetta, quindi mi interrompo un secondo. Vabbè, volevo coglierlo qua. Questa qui è fondamentale, diciamo, per quello che mi riguarda mi ha salvato in più di un'occasione. Ma se dico salvato dico proprio posso consegnare no, posso consegnare sì. Adesso vediamo un po' di moduli importanti, ce ne sono diversi. Questi adesso facciamo un